Buonasera a tutti. Il Novizio ci ha portato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, un vero cult. E con noi abbiamo la fortuna di poter incontrare il direttore, dottor Luca Berlingeri. A voi, lui è arrivato a Firenze e a lui chiediamo che cosa sta cercando e riuscendo a fare per questa biblioteca, per la messa in sicurezza del patrimonio culturale della biblioteca stessa, in caso anche di eventuali esondazioni. A lei. Grazie. È evidente che la posizione della biblioteca, come ha dimostrato la storia, non aiuta da questo punto di vista, trattandosi di un edificio costruito a pochi metri dall'alto del fiume. Peraltro, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, fu una scelta meditata quella di individuare quest'area per la costruzione della biblioteca, perché essendo il progetto originario della nuova sede nazionale risalente ai primi anni del Novecento, era ancora molto fresco il ricordo drammatico dell'incendio della Nazionale Torino, quello che coinvolse anche la Sacra Sindone, e in cui appunto a seguito di un banale incidente di un sigaro spento male durante la notte di un po' incendio che colpì gravemente la biblioteca. E uno dei problemi che si verificare in quell'occasione era proprio la mancanza di acqua per lo spegnimento dei incendi. Quindi la scelta di convocare una biblioteca così vicina al fiume fu anche dovuta al fatto che quello avrebbe consentito, in caso di necessità, di avere a disposizione grandi quantità d'acqua per spingere il fuoco. E, perché ovviamente fino a quel momento l'unico rischio che aveva corso secoli, le biblioteche erano legate al fuoco. Nessuno pensava a un danno che potesse arrivare da parte. E tant'è che in qualche misura l'alluvione del 66 e la vicenda nazionale, in occasione dell'alluvione, è rimasta nella memoria di tutti proprio perché fu un evento non solo tragico, ma anche in qualche modo straordinario, perché non era capitato, almeno in tempi, negli ultimi secoli, che fosse oggetto di un'inondazione. Quindi la collocazione fisica dell'edificio così in prossimità dell'acqua chiaramente continua a creare difficoltà, problemi e eventualmente in caso di ripetersi di eventi come quello del 66, la situazione, diciamo, dal punto di vista fisico non è sostanzialmente cambiata. In questi 50 anni sono, anzi ormai più di 50 anni, sono accadute altre cose. Da un lato sappiamo se è intervenuto o si sta intervenendo per ridurre il rischio dell'esondazione e quindi bloccare in qualche modo le acque facendo le fluire fuori dove c'è capitato e quindi evitando che questo avvenga all'interno del centro storico di Firenze, che non è solo nazionale, chiaramente, No, come ci nel sono poi 66, questo. è vuol dire anche il fisico, vuol dire anche Tutto è perché sono tutte collocate in prossimità del fiume e in alcuni casi anche a un livello inferiore rispetto al fiume, quindi con la possibilità concreta e tangibile di ripetersi quello che è successo. Dall'altra parte, quello che si poteva fare e che si è fatto, è stato, come vale per molte altre cose, anche della vita personale, puntare più sulla prevenzione che sull'intervento successivo. E quindi mettere a punto un sistema che da un lato consenta, e questo ovviamente non dipende da noi, dipende dalla protezione civile, un lasso di tempo di preallarme che garantisca alla biblioteca la possibilità di avere un minimo di spazio per intervenire prima che l'esondazione avvenga. Quindi il monitoraggio del fiume, nei suoi punti, che consenta di mettere in allarme, un preallarme, la biblioteca. Cosa che avviene, Sì, per infatti, esempio, appunto, adesso. come protezione civile siamo chiamati anche in tal senso. Perché io fortunatamente non capita spessissimo, però capita che arrivi sul cellulare la comunicazione del preallarme, l'allarme non ci siamo mai arrivati, però della possibilità, diciamo, anche in base alle condizioni meteorologiche, del verificarsi di una situazione di emergenza. Questo ci consente di avere un certo lasso di tempo, non enorme, 12 ore, in cui intervenire preventivamente. E quindi si è trattato di trovare le procedure e le attività
possibilità che in così poco tempo ci garantissero quantomeno la messa in sicurezza di una parte, perché fortunatamente abbiamo gran parte dei nostri magazzini al di sopra del livello della strada. È stato modificato, diciamo. È stato modificato fino a un certo punto, perché purtroppo il problema di allora è quello di oggi, gli spazi. E la biblioteca soffre di carenza di spazi da decenni e quindi in ogni caso è difficile non utilizzare certi ambienti che sono al livello o addirittura sotto il livello della strada e dell'aria, perché non avremo dove collocare. Poi adesso ne parlerò, abbiamo in prospettiva la possibilità di un ampliamento dei nostri spazi attraverso il recupero della caserma dottore Montanari, ma è una cosa ancora da avvenire, che ci sarà ancora qualche anno, e quindi per il momento noi dobbiamo a combattere con veramente la mancanza di spazi, e quindi è difficile, è impossibile rinunciare a tutte le aree dell'edificio per questo momento. È chiaro che si cerca in questo caso di tutelare il materiale da fuori, ad esempio il materiale giornale, che fu uno dei principali libri che si era fatto, e uno dei principali libri della Repubblica del 66 continuano a essere in parte incasinati in locale sul suolo, però si usa ormai tanti anni il sistema del sottofuoco, che il giornale viene incrustato alla punta del sottofuoco del macellare. Posso rimanere, come dire, a bagno per settimane, però qualora dovesse esserci un lasso di tempo nel quale si prevede l'acqua, comunque Francia, cioè non passa all'interno della Russia, quindi non va a toccare e a rovinare il giornale che inizia a dormire. E questo ci consente di avere un margine di sicurezza. Un'altra cosa che si è sviluppata in questi anni è e hanno assegnate determinate operazioni, che così sostanzialmente, banalmente, nel togliere il materiale dagli scaffali e inserirlo in delle cosiddette ciste, che poi vengono fisicamente portate in maniera tale da sgombrare il più possibile i piani esposti al rischio di esondazione da questo pericolo. E questo, chiaramente, vista la dimensione della biblioteca e le sue condizioni, in 12 ore non si riuscirebbe a svuotare completamente i piani a rischio. Però si potrebbe, appunto, unendo queste due cose che ho detto, il sottovuoto e l'evacuazione, diciamo, del materiale, si potrebbe sostanzialmente garantire che la quasi totalità del materiale, tra virgolette, a rischio, dovrebbe essere sicurezza. Una differenza sostanziale rispetto al 66, che ha migliorato notevolmente la situazione, e almeno oggi non abbiamo più il rischio della perdita dei cataloghi, cosa che invece avvenne nel 66, perché essendo i cataloghi ormai informatizzati, veramente il pericolo che l'acqua rovini le schedine del catalogo non c'è più, e quindi almeno questo rischio non dipende da misure particolari, se c'è l'evoluzione tecnologica che c'è stata in questi decenni. E l'abbiamo superato. La digitalizzazione ha aiutato, in realtà noi abbiamo comunque come nostro dovere e compito quello di conservare la memoria originale, che la digitalizzazione trasmette comunque il testo, però perdi comunque il documento come oggetto fisico, perderesti se ci fosse un danno simile a quello del 66. Quegli armadi blindati per l'alluvione in caso di esondazione non sono sufficienti. Allora, servono più per i
incendi? Gli MDA servono sicuramente per gli incendi, probabilmente aiutano anche in caso di inondazione, ma chiaramente possono essere destinati sicuramente a piccolissime quantità. Perché okay. Chiaramente hanno una capienza limitata. Noi da questo punto di vista, fortunatamente, ma questo problema anche nel 66, il cuore, diciamo, i depositi del materiale più prezioso, quindi manoscritti, edizioni 400, autografi, stampe, disegni, cioè tutto ciò, si trova al primo piano della biblioteca, dal primo piano a salire, quindi è comunque sopraelevato il piano e i piani da cui è composto nazionale, cioè sono piani, sì. Non mi dovete mai. No. Quindi è assolutamente in sicurezza, nel senso che è al di là di qualunque livello possa raggiungere qualunque tipo di esondazione. Quindi quel materiale lì, nel 66, i danni sul materiale antico furono essenzialmente legati ai grandi formati, cioè ai lumi molto grandi, perché quelli avevano una collocazione fisica che non era compatibile con gli spazi nei magazzini dei manoscritti, quindi si vedeva così dimenticati. E quindi si trovava fisicamente a noi sotto. E quindi quelli furono alcuni dei volumi danneggiati, fortunatamente in gran parte recuperati. C'è ancora la coda di materiale illuminato. Con il laboratorio di restauro? All'inizio l'ultimo laboratorio di restauro, poi andando avanti negli anni, il laboratorio di restauro si è progressivamente ridotto fino a quasi scomparire, perché oggi gli addetti al laboratorio sono due, un part-time e due mezzo, e quindi assolutamente insufficiente ovviamente per fare qualcosa di questo genere, e quindi ormai da parecchi anni questi progetti vengono affidati attraverso gara al laboratorio di restauro di esterno. Perfetto. Quindi abbiamo un recupero in previsione della caserma, di Curtacone Montanara, e il rapporto con la forte, con il Forte Belvedere? Allora, il Forte Belvedere, che come sappiamo è un bel demaniale che è stato nell'ambito del piano di valorizzazione che è stato firmato 2 anni fa e destinato integralmente al comune, che già comunque occupava parte degli spazi della palazzina, diciamo così. Allora, a seguito dell'accordo noi abbiamo liberato i locali della palazzina occupati dalla biblioteca, e anche tutta la palazzina fosse destinata al comune da subito. E nello stesso accordo è stato previsto che noi continueremo invece a occupare l'ex carboniera, tutti quei locali, che sono i più grandi e più estesi, fino al momento in cui non sarà disponibile a caserma. Quindi noi continuiamo comunque a avere una parte nostra copia, che sono essenzialmente i giornali, al Forte Belvedere, e quindi questo ovviamente ci comporta qualche disagio in più, perché la distribuzione non è proprio praticissima, quindi occorre andare con la macchina forte, preparare il materiale, portarlo via. So che alla Nazione le persone che telefonano per chiedere dei quotidiani storici, siccome so che non è possibile visitare, andare a deposito a Capalle, vengono tutti mandati presso la Biblioteca Nazionale. Sì. Fortunatamente il Forte un tempo era addirittura aperto al pubblico, quindi gli utenti andavano lì. Poi da molti anni, questa possibilità era stata data, era addirittura stato chiuso, perché chiaramente essendo una fortezza, di vista dell'enorme sicurezza, non è proprio semplicissimo essere in regola con la sicurezza in un ambiente del genere. Quindi era stato chiuso nel 2013. E quindi non era proprio possibile accedere, e quindi sì, le condizioni che erano raccolte lì non erano più consultabili. E devo dire che è stata forse la prima cosa che ho fatto quando sono diventato direttore nazionale, cioè alla fine del 2015, quella di destinare un po' di risorse a quel minimo di lavori necessari per evitare le condizioni di sicurezza più nuovo, e quindi riaprire non al pubblico ma almeno al nostro personale, in modo tale che possa essere qui e consultato. Domenica 11 ottobre, io non rischio, i cittadini vengono, diciamo, sensibilizzati su come comportarsi in caso in particolare a Firenze di esondazione, e la Biblioteca Nazionale come anni, però in contemporanea con il, diciamo, l'evento di non rischio, alla Domenica di Carta 2020. Sì, non è la Domenica Nazionale. Domenica di Carta è un'iniziativa intrapresa dal Ministero ormai da parecchi anni, che ha come, diciamo, finalità quella di consentire di conoscere biblioteche e archivi, anche in una giornata diversa dal solito, cioè la domenica,
e spesso, non necessariamente, per iniziative che non sono strettamente necessariamente legate al servizio che abitualmente tutte le attività offrono. Quindi è diventata un'occasione per organizzare delle iniziative diverse, altre, che però consentono anche a un pubblico che abitualmente non frequenta le biblioteche di avvicinarsi a questi istituti, conoscere un po' come funzionano al loro interno, vederne alcuni aspetti, avvicinarsi a certi documenti che sono normalmente appunto riservati, nel senso che sono destinati a studiosi, quindi che hanno una circolazione diciamo ridotta, che in questi casi vengono esposti a tutto il pubblico. Purtroppo ovviamente quest'anno, come per tutto il resto, anche questo tipo di manifestazione sarà influenzata dall'emergenza generale. Lo scorso anno noi, nella sua giornata della domenica, in carta del 19, abbiamo avuto, se non ricordo male, 750 visitatori. E noi quest'anno abbiamo dovuto prevedere una serie di visite su prenotazione, limitate a un numero ristretto per ogni gruppo, di 15 persone per gruppo, ripetuti più volte all'arco della giornata, ma che tutte insieme arriveranno a 150-200 persone, che è un numero molto lontano da quello degli anni passati. Però cerchiamo appunto in queste occasioni di far conoscere gli aspetti meno conosciuti. Quindi quest'anno in particolare abbiamo incentrato la nostra visita su alcuni temi. Uno riguarda gli acquisti più recenti, cioè quelli avvenuti nell'arco di quest'ultimo anno, le cose che la biblioteca ha acquistato, che sono ovviamente tutte cose diciamo, di antiquariato, sono possiamo prendere quello che riceviamo per legge, ma tutto ciò che invece è antiquariato. Una che riguarda i nuovi servizi che abbiamo organizzato, ahimè, anche in questo caso in piena emergenza, e che sono entrati in funzione a partire dal 17 agosto, e cioè il nuovo catalogo online, attraverso il quale si possono fare verificare le procedure e fare richieste, anche da casa, e uno è il nuovo sito della biblioteca, il sito web, e l'altro prodotto che abbiamo cambiato è il nuovo sistema gestionale, cioè come utenti dal momento dell'ingresso ricevono la tessera, fanno le richieste, tutto passando attraverso il computer ovviamente, senza carta. Sono tutte cose che fanno in funzione a metà agosto, quindi appunto recenti, e quindi questa è l'occasione anche per farle conoscere e impratichirsi da parte degli utenti. E l'ultimo momento di approfondimento riguarda il laboratorio del restauro, perché cioè, appunto dopo 20 anni il laboratorio aveva sede in quest'aula della biblioteca, la cosiddetta aula nuova, quella che faccio su chiamare vecchi, ma è un edificio degli anni 60, che quindi come tutti gli edifici degli anni 60 aveva dei problemi dall'origine, e in particolare di tipo strutturale, quindi una ventina di anni fa a un certo punto fu addirittura dichiarato inagibile perché c'erano dei problemi appunto sui solai, quindi era distrutto. Per cui tutti gli uffici che erano affidati in quest'aula furono trasferiti nella vecchia biblioteca, nella biblioteca degli anni 30. E c'è il restauro che per sua natura ha necessità di spazi ampi, perché c'è il laboratorio, ma ci sono le vasche, ci sono le essiccatoie, ci sono gli utilizzatori, una serie di apparecchiature che ingombranti, e quindi non era possibile collocare all'interno della vecchia sede, e quindi fu collocato vicino al mercato Sant'Ambrogio, a fianco della chiesa Sant'Ambrogio, dove c'è un altro edificio, l'ex convento demaniale, che ci fu concesso per questo scopo. E da allora, per questi ultimi 20 anni, il laboratorio restauro ha fatto sede. Il che era, voleva essere e doveva essere una soluzione transitoria, perché è evidente che il laboratorio restauro deve stare vicino a dove si trovano i materiali. E quindi non è possibile avere un laboratorio a un chilometro di distanza, che comportava una serie di problemi, ogni volta bisognava portare qualche cosa dal laboratorio, quindi ritirarlo dal laboratorio. Allora, avendo nel frattempo, nel 2017-18, effettuato quei lavori di consolidamento che erano necessari in questa parte dell'istituto, lo scorso anno abbiamo ritrasferito gli uffici quindi a partire dalla direzione, e liberando alcuni locali della sede centrale, e quindi è stato possibile, lo scorso mese di luglio, riportare il laboratorio che stavo all'interno. E questo ha consentito di sfruttare, secondo me, al meglio alcuni locali della biblioteca particolarmente suggestivi, la sala Lorenzo, che sono locali della biblioteca acquisito nel tempo, non facciamo parte dell'edificio originario, e
che inizialmente erano stati utilizzati in maniera anche da valorizzare questi ambienti, quindi quando furono acquisiti 30 anni fa, quindi era destinata la sala convegni, eccetera, poi sempre per motivo di ciò che la mancanza di spazi era diventato anche un posto e che diciamo non era il modo di più e non era valorizzato. Adesso è stato ripristinato, diciamo, la sala com'era e lì insieme ad altri locali pubblici a sede loro. Quindi essendo stato appena riallestito, diciamo, essendo un esperimento molto suggestivo anche un po' che si trova, abbiamo pensato di inserire anche questo nella visita guidata in domenica. Chiude le manifestazioni di domenica un incontro che si può durare il pomeriggio alle 16, purtroppo anche questo al numero chiuso, in sovrannotazione, però proprio perché il numero è chiuso abbiamo previsto la diretta streaming per cui era una andata in diretta su Facebook e poi successivamente sul canale YouTube della biblioteca, perché le notizie di oggi, che è uscito sul canale della sera questa mattina, nel corso dei lavori di un lavoro di catalogazione dei manoscritti, all'interno di un manoscritto miscellaneo è stato rinvenuto un testo non autografo, ma quasi certamente attribuibile a Machiavelli, Cimento. Quindi abbiamo una cronaca che va a scritta attribuita a Machiavelli, di cui alcune parti già erano conosciute in altre versioni che erano già pubblicate, ma un'ampia parte è sua. E quindi approfittiamo questa occasione del 2011 per presentarlo fisicamente, per far vedere questo codice e per raccontare, diciamo, questa cosa che avete scoperto. Va bene, io la ringrazio tanto. Ringrazio il capo di capo. Una cosa che non ho detto. No, perché andrebbe all'inizio, lasciamo perdere, ve la dico fuori di lì. In realtà oggi il problema non è più solo per caso di quello delle sondazioni, il problema è quello dei fenomeni atmosferici. Per i danni maggiori che la biblioteca ha avuto, non ai libri, ma all'edificio negli ultimi anni, sono proprio l'acqua. E lo so, cioè, questo è un fenomeno nuovo, perché prima non era ricorrente, quantomeno, che però cambia completamente la prospettiva, perché appunto rispetto a quello che ho detto prima, la bomba d'acqua difficilmente dà le scivole di permesso. E un attimo, io sto sul tema perché sto un attimo. E quindi e non è più l'acqua che viene da sotto, è l'acqua che viene da sopra. Nel senso che noi per esempio abbiamo il problema inverso. E con le bombe d'acqua, e già successo una volta, era il giorno che io ero in ufficio presente, e devo dire, era abbastanza impressionante. E avendo la biblioteca diciamo storica, per motivi legati alla regola che è stata presentata, questi enormi lucernari che erano stati pensati per dare luminosità all'estate, e i lucernari necessariamente non sono una tenuta stagna con un tetto, anche se sono stati restaurati, però comunque alcuni di questi sono talmente grandi, la grande sala di lettura della biblioteca è coperta da lucernari che praticamente non era raggiungibile all'interno nemmeno con i operai a prova, cioè è talmente esteso. Quindi è evidente che essendo esposto al freddo, al caldo, al sole, cioè, con gli anni la tenuta non è. Quindi in quell'occasione che io vedo questo rovescio improvviso, l'acqua veniva giù dal soffitto a scroscio. Ora fortunatamente era un locale dove non c'erano dei volumi, c'erano cavalli, tutto mai cavalli, ormai non sono più, furono coperti rapidamente con dei veli e poi. Ma mi ascolto, e mentre cercavamo di capire come fare per ragionare questa situazione, fummo chiamati perché da sotto, da una chiostrina che c'era al piano seminterrato, era saltato via il tornino e c'era questa colonna d'acqua alta 2 metri e usciva dal tornino. Sì. Allegando ovviamente che poi è caldo la chiostrina. Quindi, infatti, non solo per quello, ma abbiamo in corso un lavoro di un progetto di ricerca insieme alla facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze, e proprio una ricerca dedicata alla zona di Santa Croce e ai danni che possono derivare dai fenomeni atmosferici esterni. E la prima cosa che faranno in questo progetto è
la mappatura di tutti i domini che noi abbiamo, che sono centinaia, per cercare di vedere se c'è un modo per mettere in sicurezza anche da quel punto di vista. Perché no, oggi veramente il pericolo maggiore è quello, perché sul fiume si è intervenuti, si è fatto, si è cercato di attenuare il rischio, e ripeto, c'è tutto un sistema che ti consente di avere anche dei margini per poter intervenire. Questi fenomeni molte volte sono veramente improvvisi, cioè l'arco di due ore passa dal sole, e quindi non è proprio la possibilità di intervenire in via argentina. E l'altra differenza fondamentale è che in questo caso l'acqua si piove in testa, non si sale dalle scarpe, e quindi è completamente diverso. E quindi questo è il nuovo rischio che c'è.